I Pietracuta pareggiano 90esimo con il forte delle Duca Ribelle, mantenendo la vetta solitaria con un punto di vantaggio sulla giovane Cattolica. Partita equilibrata tra la capolista e una delle squadre più attrezzate per conseguire la vittoria del campionato. Nel primo tempo poche emozioni, con le squadre che giocano a ritmo elevato soprattutto a centrocampo senza concedere nulla agli attacchi avversari. A Pietracuta non basta la verve di Tani, con un paio di traversioni dell'esterno offensivo non raccolti dai compagni di squadra. Le poche emozioni vedono gli ospiti pericolosi. Dalla bandierina nasce il piattone di Fabri, che infila la Sani, ma viene ravvisato un fuorigioco e quindi rete annullata. Pietracuta in avanti con questo colpo di testa di Davide Fabri, che è una via di mezzo tra un colpo cercato verso la porta o a servire Fratti. Viene fuori un nulla di fatto. Su finire, pallone nuovamente a cercare Fabri, traversone al centro, tutto reso vano dalla posizione di offside. A inizio ripresa, ripartenza ospite letale a Pietracuta, traversone di Asturi, Pavani a terra Pasquali. Dalle prede di Sadrudi si vede il tocco del difensore centrale proprio sul numero 6 in maglia bianconera. L'arbitro decreta il penalty, lo stesso Pasquali trasforma dagli 11 metri, infilando la sinistra di Lasagni, che può solo intuire la traiettoria. Lo stesso Pasquali appoggia per Eric Fabri, sassata a lato. Al 62esimo il Del Duca rimane in 10 per l'espulsione di Diop, causa doppia ammonizione. Gli ospiti continuano a pressare, il neo entrato Mordenti appoggia per Fabri, che prende maggiormente l'emissione della porta rispetto alla volta precedente, pallone però fuori di un nulla. Il Pietracuta attacca furiosamente alla ricerca del pari, trovando però la squadra avversaria attenta a protezione del proprio portiere Delai. La rete del pareggio arriva al 90esimo, Alilai batte una punizione da sotterra per Fratti, il cross viene deviato nella propria porta da Cristofori per l'1-1, ristabilita dunque la parità in campo. Nel recupero è assedio del Pietracuta, Alilai sfiora l'incrocio dei pali su punizione, Tani poco dopo sugli sviluppi di un corner si inserisce sul primo palo, ma da posizione favorevole non inquadra la porta di Delai. 1-1, un punto per parte che non fa male a nessuno. Soprattutto al tecnico dei padroni di casa, Luca Fregnani. Penso che alla fine il pareggio l'abbiamo meritato. Logico che a loro dà fastidio perché pareggio all'ultimo secondo, però diciamo che per oggi va bene, nell'ambito dei 100 minuti che alla fine sono stati, 99, penso che se c'era una squadra che meritava di vincere forse eravamo noi, però va bene così perché è un'altra prova di maturità nostra, un altro gradino contro una squadra che qualcuno di questi l'anno scorso era tre categorie sopra di noi perché facevano la Serie D, noi eravamo in prima, quindi bene, è un altro gradino che abbiamo fatto, un altro gradino importante per la nostra maturazione e oggi è un bel passo.